Ma in cosa è cambiato esattamente Dragon's Dogma 2? Sono piuttosto sicuro che molti di voi a Risen siano avvolti dal silenzio del drago, un incanto potente, anti-spoiler e protezione dall'oscurità. Anche io non so bene cosa aspettarmi, qualche cosina l'ho letta per prepararmi un minimo, giusto per non trovarmi completamente impreparato di fronte a un gioco così imponente e così diverso rispetto al primo. Beh, comprensibile, no? Potete quindi valutare questo video come volete, tanto non è monetizzato. Un momento estemporaneo di follia di Aku, un flash della vita di Gamer May Cry che ancora batte un colpo, una specie di anteprima, un hype train per Dragon's Dogma Italia, su cui bazzico da parecchio, non me ne frega un cazzo. Immaginate che io sia una fedele pedina alla quale intimate non fare spoiler. Questo video infatti è basato su innumerevoli interviste ed indiscrezioni che ormai circolano un po' ovunque e che io ho raccolto come funghi velenosi e letto con meticolosa attenzione. E il tutto senza fare alcuno spoiler. Anzitutto, è cambiato Dragon's Dogma? Certo che è cambiato, è stato migliorato e sensibilmente. Avete presente la prima versione, la Vanilla, e poi Dark Arisen, e poi ancora Dragon's Dogma Online, che assai pochi di voi hanno giocato perché è troppo difficile fare copia e incolla con Google Translate dal giapponese. Vabbè, no, scusate. Ovvio quindi che sia cambiato, già Dragon's Dogma Online del resto lo aveva radicalmente trasformato, o no? È quindi quantomeno endemico, naturale e quasi morfologico che sia cambiato again. Anzitutto è diventato un gioco con più narrativa dentro e fuori, politica e geopolitica uber alles, quello che mancava un po' al primo a conti fatti. Insomma, adesso sappiamo qualcosina di più di queste terre e chi le governa, benché siano nuove. Finché non vedo, non credo. Ad ogni modo, ci sono più città, villaggi, accampamenti, castelli, rovine, bettole e quant'altro, punteggiano la mappa e la rendono più viva. Hanno rivisto e potenziato il world building, insomma. Le missioni sono tutte un po' più narrative di Ammazza due Hydra e Hideaki Kitsuno, che è un po' il Miyazaki della situazione, concedetemelo, ha detto che tutto quello che volevano mettere nel primo, a cui dovettero rinunciare per questioni di hardware e prestazioni, sta in questo. Gran Soren, fatti da parte, ci sarà roba ancora più mastodontica. In questi aspetti Dragon's Dogma 2 è stato strapotenziato. Pare che lo staff, proprio di Itsuno, si sia meravigliato più volte di quello che succede in gioco in maniera automatica e che hanno ovviamente programmato. Durante un testing del gioco, infatti, alcuni NPC hanno fatto cose che, a detta dello staff Capcom, non erano nemmeno state pensate per essere fatte in quel preciso momento. Eppure questa cosa ha reso quell'esperienza a dir poco magica. Dimenticate le missioni alla Monster Hunter, uccido mostro, prendo oro, e dimenticate anche le nostre amiche bacheche. Sì, a quanto pare non ci sono. E non ci saranno nemmeno segnalini sulla mappa, sarai tu a doverli mettere o a poterli mettere come vuoi, dove vuoi e se vuoi. L'idea è basata sul leggendario Zelda Breath of the Wild. Molti a Risen non hanno giocato Zelda, ebbene l'idea è oltremodo semplice. La vedi quella montagna all'orizzonte? Ottimo! Forse su quella montagna c'è qualcosa, ma il gioco non te lo dirà mai chiaramente cosa può esserci o cosa non può esserci. Ci devi andare tu. Forse lo faranno gli NPC del gioco? Beh, questo non è chiaro, perché dipende sostanzialmente da te. Già, le relazioni con gli NPC non sono più come quelle che avevamo prima. Abbiamo una specie di set di emoji, che sono gesti, in pratica. Attraverso questi gesti potremo conquistare la fiducia altrui e persino, sì, fare anche le richiestissime romance. Un po' come accadeva in Fable 3 o Fable 2, se vogliamo. Ad ogni modo, qualcuno che è vostro amico potrebbe dirvi qualcosa di utile su quella famosa montagna citata. E qualche vostro nemico, di contro, potrebbe invece fare di peggio. Qualcosa che non potevate sapere può succedere. Inutile prepararvi prima. Il gioco è pensato per riempire di eventi unici il giocatore che se li cerca. Inoltre non sarà facile raggiungere in tutta sicurezza quella montagna, perché questa cosa del viaggio è un po' cambiata.
Non ci sarà alcun viaggio rapido ad inizio gioco, nessuna pietra a cariche infinite, come invece accadeva in Dark Arisen. È in poche parole come nella prima versione del gioco uscita per Xbox 360 e PlayStation 3. Niente aiuti e di nessun tipo. Viaggiare costa soldi e raggiungere un luogo lontano costa parecchi soldi. In alternativa potete sgambettare come nel vecchio gioco, ma ancora una volta non sarà così semplice. Briganti e notti tenebrose stavolta celano molte più insidie di prima e pare sia stato aggiunto qualcosa che misura la fatica. Ma Itsuno-sama è stato fumoso su molte nuove aggiunte, non si sanno tantissime cose, grazie a Dio. A quanto pare, anche viaggiare tramite carri non sarà esattamente semplice, poiché ci saranno variabili di diversa natura. Per esempio, si possono rompere le ruote e possono persino sbagliare strada i conducenti o essere preda di bande di briganti. Vabbè, ottimo. Ah, come se non bastasse, ora puoi anche scalare quella montagna, se ci arrivi. E alcune di queste barriere naturali non hanno proprio strade classiche o di comodo. O le scali o non ci vai, non c'è altro modo. Scalarle però non sarà semplice e Itsuno stesso garantisce che alcune pedine non saranno esattamente contente di accompagnarvi in cima. Ah, giusto, le pedine. Confermata ovviamente la faglia, la zona di reclutamento delle pedine degli altri giocatori ed Horizon e, cosa migliore, il poter giocare Dragon's Dogma 2 senza abbonamento PlayStation, come avveniva in Dark Horizon in pratica, offline ma con una pratica modalità online asincrono di scambio pedine. In poche parole, usi i compagni degli altri giocatori. Cambia qualcosa anche con le pedine altrui e anche qui ci sono cose piuttosto incredibili come classi segrete, tecniche nuovissime e persino competenze e professioni specifiche. Insomma, fai fare cose alla tua pedina e la vorranno tutti. Rendila un'ottima compagna di viaggio, guascona ed empatica, e ci saranno cose speciali che sblocchi, uniche ed esclusive. Il gioco è basato su un'idea un tantino diversa rispetto al primo. Sceglie infatti di bilanciare con dei costi specifici e mirati tutte le azioni che troviamo banali negli altri giochi. Vuoi viaggiare velocemente? Puoi farlo, ma o spendi un capitale o spendi poco rischiando un'imboscata sul tragitto. Vuoi affrontare un nemico fortissimo che ti picchierà a sangue? Fallo, emergi vittorioso dalla tua sfida, ma la tua vita massima potrebbe subire... Vuoi ripristinare la tua vita massima? O arrivi in una locanda e spendi soldi e ti riposi come si deve, o metti su un fuoco da campo e cucini un piatto prelibato. Ma attento, perché rischi di essere interrotto e persino attirare altri mostri con la fiamma del tuo falò. Ah, giusto, possiamo pure cucinare. Questa è una novità assoluta e molto figa di Dragon's Dogma 2. Non vi racconto nemmeno le sfide di cucina, che sicuramente ci saranno, ma scommetto che ci saranno ricette e piatti unici. Anche la mappa spoglia e priva di segnalini è una bella alternativa a giochi che ti inondano di icone e ti dicono cosa devi fare. Avete hype, Horizon? Pensate che mi fermo volutamente e non ho nemmeno toccato aspetti che mi pare aver capito esserci e che riguardano altre dimensioni e persino effetti imprevisti se qualche mago del vostro party sbaglia il tiro durante il casting di un incantesimo. E poi, beh, questo lo devo dire, i dungeon segreti. Lo staff si è letteralmente ammazzato per garantire posti indimenticabili come l'indimenticata Isola di Nero Abisso. Una preview giapponese parla di così tante cose da fare che nessun giocatore le scoprirà mai tutte. Dragon's Dogma 2 è basato proprio sull'idea di renderlo un gioco, come The Witcher 3, con così tanti segreti e cose folli da testare, provare ed equipaggiare, da restare, per forza di cose, un'esperienza da giocare per anni, prima di esordire con la nostra fatidica frase: ok, adesso faccio la versione finale, ma basta! Le droghe, tutte le droghe fanno male. Adesso so che il mio desiderio è stato esaudito.